Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È quasi un anno che non carico un video. Chi mi conosce sa benissimo che sono solito registrare quando sono in vacanza, in modo da portare contenuti e luoghi differenti da quelli in cui abito. Invece questa settimana sono appunto in ferie e ho deciso di investire il mio tempo libero e le mie energie per provare ad allenare il mio corpo il più possibile in tutte le discipline che già pratico e anche in qualcosa di, in qualche sport nuovo. Per l'appunto ho contattato qualche amico. Cazzo di uccello. Niente, che altro dire, guardatevi il video fino in fondo. Spero di fare una cosa veloce, dato che la settimana sarà abbastanza lunga. Metterò solamente le clip migliori e ditemi quello che ne pensate alla fine, se riuscite, perché appunto per me non è una cosa semplice stare lì a settare la telecamera eccetera, mica sono un youtuber, no? E niente, diamo inizio a questa settimana di allenamento. Via! Colazione: pancake di farina d'avena, albume, frutta e 8 mandorle. Sono arrivato al parco perché il primo allenamento voglio fare una corsa. Una corsa di 5 km. L'obiettivo sarà di stare sotto i 25 minuti, sarà dura. Non sono un corridore. Ultimamente sto allenandomi con l'allenamento funzionale CrossFit, quindi il fiato è migliorato, ma mai come il fiato di un corridore. Faremo uso di running Adidas per documentare e registrare la mia corsa. GoPro esattamente sulla ruota, sperando che nessuno me la fotte. Scrivete nei commenti secondo voi in quanti minuti chiuderò 5 km. GoPro, Iro, vieni con me. Dai, è 4 km, 19 minuti, ce la si fa. Eccoli, che la immagino. Quindi 5 km e qualcosina, 23 minuti e 22. Mezzogiorno passato, non correte mai a quest'ora. Don't try this at home, a meno che vi andate poi a bagnare polsi, gomiti, collo, giunture. Comunque è andata bene, figo, mi è piaciuto. Inizia a correre, dici mica non ce la faccio, senti comunque la fatica sulle gambe, il fiato che inizia a mancare, ma è lì che non devi mollare, perché dopo un po' il fiato si rompe, allora tu continui e perché dici dai, c'è un obiettivo, dai, e poi c'è quella situazione che sei a metà, che capisci che ce la farai. E quindi questo voglio dire, ponetevi sempre un obiettivo. Ce la faccio io, cazzo, 31 anni, vabbè faccio schifo, però 31 anni non mollo. Amore, cosa stai facendo? Imbottisco di prezzemolo il branzino. A sfumatina! Ciao. Ma cos'è che fai in un vlog? Allenamento numero 2 del giorno finito. Di cena andiamo con pollo, zucchini, pomodori, cracker e un pezzettino piccolo di pizza rossa. Sempre uguali: pancake, kiwi, mandorle. Mi dirigo al mercato per fare la spesa alla città più vicina, sono circa 9 km. Ho dimenticato casco, guanti. Cioè, che rider imbarazzante che sono. E il pollo ci affidiamo, sono chi? A Davide, l'unico che mi fa le porzioni da 2 etti circa. Grande. Precise. Ok, alla fine sono stati stamattina 12 km. Ora si mangia pollo con paprika, pomodori, 2 pagnottine. Perché alle 3:30 si farà un allenamento di padel. Beccata! Posso dirti una cosa su questo? Dico l'aneddoto. Eccoci arrivati al campo, fra un po' la nostra lezione di padel con Sandra, la spanola. Stregorella. Cosa? Stregorella. Aspetto, e niente, vado al cristallo, perché non voglio.
ottimo consiglio. Sì, ahí esperamos. Eccoci, fine lezione, ospite da Massi per un caffettino. Per me è un caffè d'orzo. Com'è andata con Sandra? Ah, è andata sempre laterale, sempre laterale, è andata bene, sta perfetta e colpisco. No, gira. Ma che braccio che c'è questo? Spuntino fatto, mi sono mangiato una banana, una manciata di mandorle, perché tra meno di un quarto d'ora inizia la classe di weightlifting, quindi si vola in palestra. Controllalo, bravo. E faccio un'altra. Buono, sì, non male, non male. Veramente finito. Ma che belle facce qua che abbiamo. Post workout, un frullato con banana, proteine e acqua. Oddio, prendi le proteine, fanno male, fanno scorreggiare. No, ancora no. No, prendi le proteine, fanno male, fanno scorreggiare. Te lo finisco, vuoi dare? No! E come cena abbiamo due piadine al pollo e zucchine insalata. Eccomi con Lorenzo, dopo 2 anni che non ci vedevamo, gli ho scritto stasera. E dove mi porta? A ballare, ragazzi. A ballare? Bisogna festeggiare. Sarebbe ora di andare a letto. 10:20, non riuscivo più a dormire. E smaltiamo un po' di tossine di ieri sera andando a tagliarci i capelli con la bici. Sto documentando tutto: padel, corsa, bici, palestra. Cerca di Senex barra cross. Non so come faccio tu a fare. Non lavorando? Tutta la benzina che non brucio la uso di nuovo per andare. Grazie Domi, sempre al top. Eccoci, 14 km alla fine. Pollo alla paprika, cracker, trewasa. Pasto pre-workout, banana, pesca, noci, mandorle, fette biscottate. Eccomi dal buon Lore che mi fa lo spurgo freni. Sì. Grande Lore, grazie. Necessità. Intanto ecco qua il suo bolide Specialized DH. Ehi, poi mi insegni, sì. Per sdebitarmi tanta roba, ragazzi. Codice sconto, non è vero che, non che mi si incula. Dai, bello, ci vediamo in palestra. Che impazzo. Vabbè. Sei veramente un socio. Sei tranquillo. La maglietta Maru, ed eccoci a sushi comprato il Massimo. Staffa clip, eh? Quindi per mantenerti giovane ti mandiamo a fare sport. Dove 4 partite di padel. Quante? 4. Spettacolo. Corsetta a digiuno, certo, per smaltire i sushi di ieri, no? Ok, finita, oggi è proprio easy, 3 km, quarto d'ora quasi. Sì, un po' schifo, ma vabbè. Come defaticamento, passeggiata fin da panettiere. Colazione a spuntino, come voglia chiamarlo, con yogurt greco, frutta e banana. Ehi là, adesso puliamo tutta la vostra casetta. Prezzemolino a mo' di vischio. Bacino. Là. Pranzo time.
pasta e pollo. Sono adesso in palestra, non sarà proprio un allenamento, ma sarà più un allungamento, un risveglio muscolare in via della partita di padel che avrò fra poco. Più possibile, quando lì. Guarda quanto spazio c'era. Vuol dire che devi stare più indietro. Il ginocchio non deve andare troppo. Ci dirigiamo al campo di padel per Massimo. Preda l'allergia. Partita finita, io ho fatto cacare. Anch'io, però no, ho fatto un per 4. Prima l'ha fatto per 4. Mettiamolo in loop. Banana, shaker di proteine. E stasera c'è il compleanno. Ecco, c'è il compleanno di Ari. Auguri Ari! E che bravo! La sua preferita già comunque si chiama Maria Pia. Tagliata di Angus con parmigiano, verdurini. Pancake con kiwi e mandorle. Ecco la schiscetta pronta con il pollo, le zucchine e un'aggiunta di questo farro, perché oggi andrò in un posto speciale mai visitato con una persona speciale e chissà quando pranzerò. Ed eccomi con Lorenzo Coral alla B-Side di Torino, una palestra di arrampicata, spettacolo, perché oggi ci tiriamo un culo così, perché è il nostro giorno di recupero. Esatto. E non recuperiamo. Io non ho mai arrampicato, lui qualcosina 2 anni fa, quindi sì, praticamente però. Zero. Vediamo come va. Secondo voi cosa fa un calistenico in una palestra di arrampicata? Mascolato. Minchia. Ce li hai, La differenza tra questi e gli altri percorsi, che appunto qua non c'è un percorso, che solitamente bisogna. Qua solo quelli azzurri. Come forza. Vai. Un bordello, eh? Alla partenza per forza così? Eh sì. Come faccio? Studiatelo. Hai due piedini più piccoli. Ci sono due piedini azzurri più piccoli. Usare quelli sono. Ah, quei giù? Ok. Ok. Ah, meglio. Ok, grazie. Ah, giusto così fai? Boh, improvviso. Quello no, non puoi. Vabbè, ci arrivi. Apparente posso, Sì, sì. Oh. Bravo. Guarda. Solo il mio cellulare. No, quello che non sbagliamo tante volte.
Vai Lori, bravo. Io sono un po' morto, eh. Io ho gli avambracci in fiamme. Sì. Che qua non dovete essere grossi, raga, dovete essere forti. 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 Estetici. E tecnici. Estetici anche. Estetici anche. Per, estetici per chi vuole. Appena uscito dalla palestra, sono quasi le tre. Bellissima esperienza, i ragazzi gentilissimi. Infatti lascio il link della palestra sotto in descrizione per chi volesse andare a provare. La palestra dispone di pareti per qualsiasi livello di preparazione fisica, diciamo. Sono quasi le tre, non mangio da stamattina, mi sono buttato al parco della colletta, dove mangerò la mia schiscetta. Avrei anche potuto tornare a casa, però sono tre quarti d'ora di viaggio circa col traffico, quindi prima si mangia, prima si digerisce, prima ci si riallena. Magnesite liquida nelle mani che non se ne va via, e sono anche in compagnia. Spuntino pomeridiano, fette biscottate con... perculato. No, devi dire pasto pre-workout con fette biscottate, marmellata e frutta secca. Arrivato in palestra, non ho ancora detto, ma io mi alleno alla Action Team Gym di Brandizzo. In questo momento mi trovo nella parte esterna dove svolgono allenamenti OCR, tutti gli ostacoli, perché appunto abbiamo diversi atleti che competono nelle Spartan OCR in tutta Italia. Inizio l'allenamento di calisthenics, sono seguito attualmente da Mr. Forense per quanto riguarda il programma Skills. Andiamo. Dai, dai, tutto quello che ci sta, vai Lu, vai Lu. Ecco la classe functional che spinge, vai Luchino, vai fu. Ha tenuto più visto, Angelo, eh? Non ci siamo più incontrati, sì, sì. Che combinato, Bassino? Quanta gente grossa qua. Ok, 104, già siamo. Vai, 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 vai. Oh! Sì! Oh, nel ultimo vlog un mascolo a prenuca ci vuole. Sì, sì. Quella è l'oscillazione. Sì, quello che dobbiamo provare ad andare oltre. Sì. Braccia tese. Un altro, un altro. Sì. Le gambe devono essere basse. Anche qui la palla. Zio, magari prendo pure te, fai finta di nulla. Appena lo zio finisce, ti metto la mente qua sul bordo. Dai, dai, dai. Portati la bike qua sul bordo, così. Tanto fatti che quality qua fuori, grandissime. Momento della cena che però andrà di shaker e un paio di cracker, perché ho ricevuto un invito di giocare a una partita di volleyball, di beach volley. Sembra incredibile, cioè questa settimana stanno capitando un sacco di occasioni che non capitano mai, e ne sto approfittando appunto perché sono in ferie, tutto a discapito della mia povera ragazza. Parte di scherzi, vi auguro a tutti di trovare una ragazza che ti aspetta alle 9 di sera, ti prepara la cena e sopporta tutti quanti i tuoi vizi o passioni o hobby, come vogliamo chiamarli. Grazie.
Eccomi qua con Luca, siamo arrivati al campo di beach, al Jeep Padel di Leni. Oggi giornata full per il Mark. Io sono 2 anni che non gioco, ho giocato una volta 2 anni fa, tu? Io 1 anno fa, però sono scarso. Faremo cagare, ma pazienza, siamo qua. Le gambe rotte, siamo solo a metà partita. Bella, finita. Io ho le gambe a pezzi, sabbia negli occhi, ovunque. Però ci sta, dai, carino. E di qualcosa, no? Oh Luca, attenzione! No! Vai la bandeca! No! Giorno 6, la colazione, abbiamo yogurt greco con pesche, kiwi, fette biscottate e qualche mandorla. Questa mattina proverò per la prima volta un allenamento obstacle training. Sono con Alice che, ciao a tutti. Che mi insegnerà la tecnica sugli ostacoli. Dai, forza! Sì, eh. Ah! E anche di qua, eh. Sai cosa volevo provare a fare, Drino? L'irlandese alto con la tecnica del rollover con il basso. Poi con il basso mi sento tranquilla perché lo abbraccio completamente. Grande, tac, olè. Ok, poi sai cosa puoi fare anche? Lo Z wall, quello lì. Buon esatto, aspetto. Esatto, proprio tipo arrampicata. Ma così? Sì, sì. Importante che non ti appoggi nella riga del legno giallo, devi usare solo le presine nere, così. Vai sotto. Anche di qua vale. No, 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 ovviamente no. Devi doppiare quei due piedi lì. Cioè che sposti il sinistro, metti il destro là e il sinistro lo porti avanti qua sotto. Tac. Bravo. Grande. Poi dopo arrampicata ieri in tocca sana. Lezione di Spartan OCR è terminata, un po' disastrosamente, mi sono aperto 2 mani, sono aperto il pantalone facendo il muro. Peccato perché avevo appena iniziato a fare i primi ostacoli, monkey bar eccetera, e prima di filmare mi sono andato ad aprire, quindi ho dovuto fare le alternative, cioè tutta roba massimo di spinta o di corsa, di equilibrio. Peccato, ma non ci arrendiamo perché adesso andiamo a fare yoga. Il peso però è nella gamba davanti.
Se riesco alla mia caviglia destra. Da qui. Inspiro, indietro. Espiro, ritorno. Mazza, finita. Chi è che aveva detto che era facile fare yoga? Sabato pomeriggio all'outlet con la morosa che mi ha regalato un paio di Converse. Ho scelto queste qua. Mi ricorda GTA Vice City, Miami Vice, Miami Beach. Grazie. Con patina veloce in orange. Cipiti svenati ne abbiamo. Col buon Ivan. Stasera una bella pizza perché si festeggia. Qualcuno ha avuto un contratto indeterminato. Yeah. Sta settimana è incredibile. Di tutto sta accadendo. Pancake, pesche e mandorle. Ultimo giorno di questa settimana, sto andando a fare un'uscita di enduro. Ecco, mi è arrivato con buon Mauri, lui la sua KTM Prowler, io la mia fedelissima Rose Pikes Peak. Andiamo. Mio papà ha preso un'elettrica, non te l'ho detto. Almeno qua dai, c'è una corda. Non dovrebbe essere là sotto. Ah, non c'è via. Ma sono veri? Buono orecchie. Diciamo che adesso c'è ancora un pezzo brutto fino dietro quelle case che ci sono qua, che poi spiana tutto. Olè. Andate piano e se te li compri. Andiamo piano, eh? Sì, fai strada tu, dai. Quando è? Manda un messaggio. Volentieri. Ok, attività conclusa con 18 km, pranzo, una cup di riso e un tramezzino ripieno di altra carne, non lo so, l'ha fatto il macellaio, non importa. Pomeriggio, un giretto a Torino per flexare le nuove scarpe. Scarpe dell'outlet da flexare, ma va bene. E concludiamo con una cena dal Paninaro a Torino, zona Sassi. Kebab rinforzato, raga. Buon appetito! Fate un salto qua se riuscite.